Samuel già suonava il violino, ma Giorgia e Alberto hanno cominciato a studiare la chitarra e il violino nella nostra scuola. E quindi penso che con i risultati che hanno ottenuto in questi pochi mesi veramente c'è tanto da sperare per questi ragazzi. Viva mi tiene in
Fra gli scavi di Ercolano e il MAP, il Museo Archeologico Virtuale. Il 21 pomeriggio la nostra orchestra aprirà il concerto delle orchestre della rete dei licei, cioè delle 12 orchestre dei licei della provincia di Napoli. Noi suoneremo per primi alle 18.30 alla Reggia di Portici nella Facoltà di Agraria. Quindi chiunque fosse interessato e volesse seguire il concerto dell'orchestra, 18.30, Facoltà di Agraria, Reggia di Portici. Ci vediamo venerdì, mi raccomando, grazie. Io vi conosco tutti ormai, non mancate. Concerto del Liceo Grandi, cominciamo subito, stasera ci sono tantissime cose belle da ascoltare come tutte le altre sere e più tardi ci sarà. Buonasera maestro, è un piacere avervi qui con noi e cominciamo subito con le esibizioni dei nostri ragazzi.
perché è arrivato, penso, 15 giorni fa, forse 20, a scuola da noi, per iscriversi al primo anno l'anno prossimo. E diciamo che ogni tanto qualche bella cosa arriva alle scuole medie, quando si lavora bene alle scuole medie i risultati sono questi. Bravo Luigi, continua così. Thank you.
Antonio Bello è un gigante buono, cuore di panna io lo chiamo. Lui è arrivato quest'anno qui al nostro liceo e faremo grandi cose. L'importante è manderemo bene queste nostre belle energie forti. Dobbiamo solo imparare a canalizzare. Non ti preoccupare. Buon anno. Thank you.
Thank you.
Arianna e gli ultimi due come altri prima, noi cerchiamo di farli suonare tutti e entrambi gli strumenti. I nostri allievi, oltre a suonare un solo il primo strumento, suonano anche un secondo strumento. E molti di quelli che avete sentito oggi suonano, tipo Arianna o i due violinisti che avete sentito, fanno questo strumento come secondo, e loro hanno cominciato 6 mesi fa, a settembre, quindi veramente sono stati bravissimi. Bravi ragazzi! Vieni Cristian! Thank you.
forze della natura del grande. Bravi. Bravi.
piccola orchestra d'archi che man mano cresce, inizia a prendere forma e grazie ai formidabili colleghi che sono sul palco ci delizieranno con due brani. Thank you.
un applauso. Il 70, credo, forse anche 80% dei ragazzi che sono sul palco suonano gli archi, cioè violoncelli, viole, violini come secondo strumento. Quindi per questo insegnante ottenere questi risultati, grazie per il lavoro. Bravo! 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 Non vi muovete, 2 minuti che organizziamo il palco e vi rinfreschiamo l'idea in questa calda.
essere stati in questa settimana con noi ai nostri concerti. Vi rinnovo gli inviti. Il 21 giugno alle ore 18.30 la nostra orchestra aprirà il concerto delle orchestre della rete dei licei alla Regge di Portici, alla Facoltà di Agraria. E il 26 giugno alle ore 8 ci sarà un grandissimo concerto e come ospite internazionale Gianni Iorio. Il maestro Iorio suona il bandoneon. Il bandoneon è lo strumento tipico della cultura, della musica argentina. E ho avuto la fortuna di suonare con lui. E lui ha suonato per circa 20 anni con il maestro Luis Bacalo ed è colui che ha registrato la colonna sonora del Postino. Quindi io vi dico di non mancare il 26, venite ad ascoltare la nostra magnifica orchestra. Un grazie speciale alla dirigente perché ci ha veramente messo in condizione dal primo momento di poter lavorare al meglio, di esprimerci al massimo. Totale libertà di azione e spero di avervi cambiato questa fiducia a tutti noi del Dipartimento delle Discipline Musicali, di avervi cambiato la vostra fiducia con tante cose belle che sono accadute. Voce. Lascia sta. Queste non ho. Fatto un intervento alle corde vocali, quindi per quello pure non mi avete visto impazzare come all'inizio dell'anno. È stato difficile seguirvi, però è stato molto molto, è stata una bellissima esperienza, molto arricchente. Ho imparato tante cose sui ragazzi che se stimolati nel modo giusto, se messi in condizione di seguire la loro motivazione principale, possono dare risultati meravigliosi. Abbiamo avuto la fortuna di avere un corpo docente davvero d'eccezione e non c'è nulla da dire. E fatecelo un applauso. Hanno imparato tanto e noi abbiamo imparato tanto dai ragazzi. Vi auguro buona estate, ci rivediamo con tutti l'anno prossimo, perché il primo anno, dall'anno prossimo iniziamo a mandarli nel mondo. Al momento siamo ancora tutti insieme, ci auguriamo che i docenti restino con noi tutti così come speriamo. Siamo, se lo augurano anche loro. Alla prossima, al 21 e il 26 non mancare. Dario, deliziaci.
professori lavoreranno almeno fino alla fine di giugno.